Ciao ragazzi, da Arched Luke, eccoci per un altro video perché ho finito di montare, mi è arrivato l'altro giorno questo fantastico cabinato Street Fighter Champions Edition, è nella versione Deluxe, l'ultima versione uscita. Vedete che bello che è, con questo mobile completamente nero. Vedete, è un Deluxe come Fast and Furious, è il Time Crisis, ha i suoi cappucci. È molto semplice la grafica laterale, c'è solo Street Fighter 2 Champions Edition. Vedete la particolarità che ha questo pezzo in più davanti nella plancia, che vi garantisco quando giocate è tutto molto più comodo, vi appoggiate il braccio, è tutto veramente comodissimo. Sono stati migliorati anche i mazzi, secondo me c'è stato un miglioramento anche del pulsante, perché vedete che c'è una sorta di micro, e i mazzi sono molto più robusti e vi garantisco che le mosse dello Street Fighter sono molto più facili da fare. Vedete, fantastico anche il marquet, la grafica molto semplice, molto elegante, la scritta K con sul fondo, Arcade One Up messa qua, e poi riprende anche lateralmente, vedete tutta la grafica nera, qua c'è il suo sgabello dedicato, ma andiamo ad accenderlo. Ragazzi, altra cosa molto interessante, tanto vedete che si accende prima il marquet, incomincia a caricare, è che questi hanno i nuovi monitor della BOE, che sono veramente monitor eccezionali. Da qualsiasi angolazione li andate a vedere, vedete, fantastico anche il marchè, è una serigrafia fatta praticamente a specchio sul retro, tutto quadro montato. Vedete, alle casse poste qua su, vi garantisco che pompano assolutamente il volume. Infatti adesso lo abbassiamo un attimo. Ecco, una piccola critica che c'è stata da parte della community, che mi trova, diciamo, parzialmente d'accordo, è il fatto che all'accensione, vedete, il primo gioco della lista è Street Fighter 2 Turbo, mentre essendo un cabinato dedicato a Street Fighter 2 Champions Edition avrebbe avuto più senso, vedete, è stato messo addirittura al terzo posto. Praticamente stiamo parlando della PCB del precedente Yoga Flame, sempre della serie Street Fighter. Allora, vedete che qua vi dice, schiacciando il tasto del giocatore 2, entrate nelle opzioni, vedete, del gioco. Vedete, potete settare la velocità, se attivare o meno le scanlines, salvare l'impostazione e uscita. Adesso vi facciamo vedere un po' di... Ecco, una cosa interessante, la macchina è già collegata online. Quando andate a far partire la partita, vi chiede se giocate in locale o online. Online potete, vedete, adesso vi faccio vedere, creare, vedete, potete voi stessi creare una lobby oppure entrare nella lobby in una stanza già presente di qualcuno, e potreste anche entrare semplicemente guardando, senza neanche partecipare. Ecco, vi faccio vedere il monitor, vedete com'è, anche mettendovi lateralmente, mentre già vedete sullo sfondo il Super Pac-Mania, che non è un BOE, è completamente diversa la situazione. Vedete che differenza che c'è adesso. Allora, ricordatevi che avete il tasto A, che sarebbe quello, il primo di qua, e il tasto B, quello che vi fa tornare indietro al menu. Vedete che qua già ci sono le classifiche online, qua andate, vedete, per settare il wifi, dice se volete tornare all'impostazione di fabbrica, se avere la musica nel menu, se averla in
nella demo, eccetera, eccetera. Qui dice se volete cercare delle update e poi vi fa tornare al menu principale. Parte la demo del gioco, vedete che non c'è veramente paragone a livello di monitor il BioE con quelli precedenti. Vedete, c'è una differenza abissale. Ecco qua, vedete col tasto live come al solito, vedete se vi chiede se volete lasciare il gioco. Torniamo un attimo giusto per vedere la lista dei giochi. Allora, qui è una lista molto interessante, ripeto, è la stessa dello Yoga Flame, che comunque era già ottima, perché c'è una discreta varietà di titoli. Vedete, avete tre versioni di Street Fighter, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Hyper Fighting e quello che diciamo da il nome all'intestazione del campionato, Street Fighter 2 Champions Edition. Dopodiché avete Super Putz Fighter 2 Turbo, che è un gioco, per chi non lo ricordasse, di stile Tetris, anche questo molto interessante perché potete andare a giocare online e sfidare avversari umani con tanto di classifica. Vedete, io sono già entrato in classifica, ho fatto un paio di partite, qua mi dice solo che sono oltre la centesima posizione. Poi abbiamo Pro Gear, che è uno sparatutto orizzontale molto molto bello. Abbiamo Giga Wing, che è un altro sparatutto fantastico, questo si gioca in verticale, molto frenetico. Anche questo potete entrare direttamente nella partita di qualcuno e giocare assieme a lui. Infatti la cosa interessante rispetto a questi cabinati del Pac-Man, vedete veramente lo schermo lateralmente è qualcosa di imbarazzante. La cosa interessante è che qui la cosa interessante è che qui nel Pac-Man potete soltanto confrontare i vostri record, mentre qui potete proprio giocare contro un avversario umano o addirittura assieme. Proseguiamo con Battle Circuit, che è un picchiaduro a scorrimento. Capite il comando, che è un platform sempre. Poi abbiamo Armored Warriors, un altro picchiaduro a scorrimento. Poi abbiamo Strider, che è un action, sempre un platform action. Abbiamo il fantastico Final Fight, uno forse dei migliori picchiaduro a scorrimento di sempre. Anche questo potete giocare assieme a un amico, perché avete ovviamente i doppi comandi, oppure potete giocare online con qualcun altro. Proseguiamo con The King of Dragons, un altro picchiaduro a scorrimento. Saturday Night Slam Master, che è un gioco di wrestling un po' datato ma molto divertente. Dopodiché abbiamo Capcom Sport Club, in cui praticamente in realtà i giochi presenti sono tre, perché adesso vi faccio vedere. Vedete che avete il basket, il calcio e anche il tennis, tutto sommato anche abbastanza divertenti. Quindi in pratica diciamo che alla fine, in definitiva, i giochi in realtà che avete all'interno del cabinato sono 16, perché questo Capcom
Sports Club ha in realtà tre minigiochi al suo interno, anche abbastanza giocabili, divertenti. Ho giocato un po' al tennis, non è niente male. Vedete qui, vi fa vedere una demo. Vedete il tennis molto stilizzati, però vi garantisco che è divertente. Anche qua potete tranquillamente andare a giocare online e sfidare avversari umani o partecipare a incontri assieme a loro. Faccio vedere un attimo. Questo è una dimostrazione di gameplay. Vedete che lo schermo, a qualsiasi angolazione vi mettete, non dà assolutamente nessun problema. Infatti, la mia intenzione era prima o poi di fare un upgrade e di cambiare questo Pac-Man con una delle nuove versioni deluxe. Vediamo un po' se la cosa sarà fattibile. Ovviamente questi Deluxe sono riserless, vedete, non c'è un pezzo sotto staccato, diciamo. Mentre diciamo, in realtà sono sì veramente i due i pezzi, però diciamo il riser inferiore è diciamo pareggiato al mobile vero stesso, e una volta che è montato vedete che sembra veramente un pezzo unico, cioè si vede a malapena. Lo stacco e devo dire anche da montare è stato piuttosto semplice. C'è sempre quel passaggio quando dovete fare il sandwich, diciamo, quando andate a mettere i marché e le casse, un po' delicato, però a mio parere è più facile montare questo forse che uno degli altri, perché è diviso in due parti più o meno grosso uguale, mentre qui stiamo parlando del riser piccolino e poi c'è la parte sopra più lunga. Anche quando dovete andare a fare il sandwich, lo chiamiamo così, quando dovete diciamo terminare il montaggio è un po' più semplice. Ragazzi, qui la lista giochi, come detto prima in precedenza, è veramente fantastica. Vi faccio vedere giusto qualche momento del Final Fight, perché è assolutamente uno dei picchiaduro a scorrimento forse più belli mai fatti. Ma vedete la differenza con monitor del Pac-Mania, ma anche quello del Centipede è veramente abissale. Qui proprio vi potete mettere in qualsiasi posizione, come dovrebbe essere, diciamo, con ogni monitor, anche perché insomma non è che questi cabinati vi regalo. I Pac-Man, finché ci andate davanti, non ci sono problemi. Quando andate lateralmente, vedete come cambia la situazione. Vi fa scegliere il giocatore all'inizio,
Poi è molto semplice perché avete un tasto per picchiare e uno per saltare. Con lo stesso tasto da sia i pugni che i calci dovete solo girarvi nella direzione dell'avversario e un picchiaduro assolutamente a scorrimento. Dei più belli probabilmente ne fate, avete la pilota di oggetti, potete distruggere anche oggetti, potete raccogliere le armi. Insomma ragazzi, Final Fight non ha veramente bisogno di presentazioni. Che dire, ragazzi, è un cabinato fantastico, molto elegante, sta veramente molto bene all'interno della sala giochi. Diciamo che la direzione con questi Deluxe, vedete qua il Time Crisis, fino adesso sono tre i Deluxe che ho, però si vede un netto miglioramento rispetto anche a questi modelli qua, che comunque erano già ottimi perché avevano il marché illuminato, il Wi-Fi, ma mancano alcune cose fondamentali. La plancia dei comandi era veramente fantastica, una delle più comode in assoluto che ho provato fino adesso. Ho venduto il mio Street Fighter Custom e diciamo alla fine questo, ho venduto anche lo Street Fighter della My Arcade, ho recuperato un po' di soldi, in definitiva questo mi è costato attorno alle 300 euro, però ragazzi assolutamente ne avrei la pena perché è un cabinato fantastico. Una piccola appunto all'arcade one up, la scatola di questo, diversamente da tutte quelle che ho, che degli altri cabinati che ho, adesso sono circa 9, non ha le serigrafie, non è colorata, non ha fotografie, è proprio solo di cartone e questa l'ho buttata, non l'ho tenuta anche perché un po' mi stanno, non so più dove metterle. E perché insomma non è neanche questo granché da vedere, e soprattutto questo cabinato penso che non lo rivenderò mai, lo terrò, qualsiasi altro Street Fighter potesse uscire penso che terrò questo assolutamente nella mia sala giochi. È una sorta, io lo chiamo di un Big Black perché è più alto, vedete, rispetto a quella, alla linea del Pac-Mania. Non è grosso come Big Blue, ma il Big Blue, a parte che qua non è mai stato importato in Italia, sarà molto difficile da procurarselo, ma non ha la stessa lista giochi, per cui questo è attualmente secondo me il migliore Street Fighter che c'è sul mercato, bello da vedere, bello da giocare, comodo e assolutamente un cabinato fantastico. Bene ragazzi, grazie per aver visto questo video. È stata anche Alexa per qualche secondo con noi e qualcuno che mi ha messaggiato su WhatsApp. E va bene, non avevo voglia di rifare il video, va benissimo così. Al prossimo video di Arcade Duke mi stanno arrivando altri cabinati della My Arcade.